7 segreti magici che rendono gli altri possono essere controllati. Bagaimana sih caranya? Tecnica segreta per convincere gli altri a obbedirti numero 3. Come far preoccupare le altre persone, anche spaventate se non ti obbediscono. Dal solo tema questo suggerisce qualcosa di più forte e fondamentale di prima. In precedenza abbiamo discusso di come convincere le persone a obbedirti. In un modo per farli pensare. Riceverà una ricompensa, con materiale o senza materiale. In questo modo figuriamoci spendere soldi. Senza che gli venga dato nulla obbediranno, qualunque cosa tu voglia. Si può dire che sia piuttosto terribile. Come non potremmo, useremo una tecnica segreta, in cui gli fai pensare che c'è un rischio. Se non ti obbediscono, può davvero essere molto efficace, potente e diretto. Perché questa è una cosa fondamentale nella mente umana. Tocca la mente umana più elementare. Vale a dire la paura. Se lavoriamo in un'azienda, ci viene assegnata una grande responsabilità, un compito, con un target abbastanza ampio e straordinario. In quel target, ci verrà dato un bonus se raggiungiamo il target specificato. E vieni licenziato se non colpisce il bersaglio. Allora ecco cosa ci fa obbedire. Quali sono i bonus, le ricompense che otterremo? O minacce di licenziamento, se non ottengono un bersaglio. Ovviamente la maggior parte degli umani teme di non raggiungere l'obiettivo che lo rende più incoraggiante. Obbedire a ordini superiori. Prossima domanda. È vero, l'obiettivo che ci spaventerà davvero? No, i nostri pensieri a volte ingannano se stessi. E per farlo, la mente correrà così velocemente. Più veloce di quanto possiamo correre, anche più veloce della velocità del cavallo, forse anche dire, più veloce della velocità della luce pensiamo che si sovrappongano. Con conseguenze cosa succederà, se non raggiungerà l'obiettivo? Nella nostra mente come se stessimo correndo alla ricerca della sfortuna, cercando la paura. Cosa succederà, se l'obiettivo non viene raggiunto? Se non raggiunto successivamente, verrà licenziato. Se licenziato, perderà reddito. Se non c'è reddito, sarà povero. Niente soldi, fame, partner abbandonato, umiliato. E così via, solo molto. Si sovrappongono alla ricerca della miseria più profonda, nelle loro menti. Quindi puoi essere sicuro, il rischio di sanzioni e qualsiasi cosa ti rende nervoso e spaventato, è il segreto per una persona obbediente molto forte. Se qualcuno viene minacciato, darà volontariamente qualsiasi cosa, purché possa sopravvivere alla minaccia. Inoltre, riguarda la vita, quando le persone sono minacciate lo faranno spontaneamente e senza pensare. Dare quello che ha, alla persona che sta minacciando. Molte altre cose che fanno paura alle persone, come le donne. Che paura di essere rivaleggiata da altre donne, paura se non è più carina, non ha più un marchio, né un lusso. Questa paura è ciò di cui gli uomini d'affari traggono vantaggio, marchiando un prodotto, in modo che i prodotti dovrebbero essere semplicemente ordinari. Reso così costoso e di classe. Formano le menti del loro mercato di riferimento, i loro consumatori. Se non lo indossa significa che è una classe normale, di classe medio-bassa e così via. In modo che il mercato di riferimento sia in competizione per acquistare beni ai prezzi più costosi, per farlo sembrare più fresco e di classe. Un'altra paura, è la paura della vergogna, è anche uno degli effetti più profondi sugli esseri umani. Peccato se fallisci, umiliati e tanti altri. Gli umani almeno vogliono essere umiliati, a volte per alcune persone questa è una questione di rispetto di sé. Quindi, se viene umiliato, significa che il suo orgoglio sarà ferito. E ha perso il suo orgoglio. Ecco perché se qualcuno lo sfidava a fare qualcosa, anche se non voleva farlo, per il suo orgoglio, piuttosto che essere umiliato perché considerato spaventato, si sarebbe costretta a farlo. O altra paura è la paura dell'abbandono da parte di qualcuno. La paura di essere solo e di essere abbandonato da quest'altro è un'altra paura, di cui gli altri spesso approfittano. Per fare le persone, per obbedirgli. Ma a parte questo, paura, anche se a volte ci rende, può farci obbedire da altre persone. Che devi capire? Non essere troppo invadente per applicare pressione. Perché, quando qualcuno è al limite della sua paura, quando tutta la sua paura è illimitata, quella paura si trasformerà in una compulsione a reagire. Quindi anche se voleva farlo anche lui. Perché dovevo. Ecco perché a volte questa paura ha un buon effetto. Se qualcuno ha bisogno, lo motiva a fare qualcosa che dovrebbe essere fatto. Personalmente cerco solo di applicarlo a me stesso.
Perché aggiunto, a causa del potere della tecnica di persuadere o far obbedire le persone con paura. Ampiamente utilizzato oggi, per cose che non dovrebbero essere. In modo che abbiamo paura dell'eccesso. Un esempio di qualcuno che vuole avviare un'impresa, paura della perdita e altri. Che in precedenza glielo impediva, perché costretto, era costretto ad agire per iniziarlo. E un'altra cosa positiva. Perché a volte siamo intrappolati in qualcosa che non è chiaro e abbiamo paura di qualcosa che non dovrebbe. E dovresti anche, se devi aver paura. Meritiamo di aver paura di colui che ci ha creati, perché è onnipotente di dare ogni bontà. Anche se noi esseri umani siamo dotati di paura. Ma crediamo che sia per avvicinarci a lui, nemmeno quella paura, è usata per temere gli umani, e cose diverse da lui. Agendo in questo modo, possiamo evitare le cattive intenzioni di una persona. Chi vuole utilizzare questa tecnica per malintenzionati? La citazione sopra è intenzionalmente aggiunta per condividere ciò che ci è stato insegnato. Oltre la nostra paura del Supremo. Quindi sono personale. Perché trasmettere questa tecnica, in modo che tutti sappiamo, al fine di stare attenti con questa tecnica? Tecnica segreta in modo che gli altri obbediscano al numero 4. Precedentemente abbiamo discusso 3 delle 7 tecniche segrete. Come rendere controllabili altre persone? Quindi ora arriviamo alla quarta tecnica. Come tenere sotto controllo l'altra persona, utilizzando più tecniche. In questa tecnica combineremo tecniche di ricompensa e paura. Inoltre, approfondiremo e chiariremo ulteriormente il significato nel campo della promozione e delle vendite. Molto conosciuto per piacere e dolore, in cui i consumatori vengono informati degli svantaggi che hanno subito. Se non acquista o non utilizza il nostro prodotto. L'acquirente è informato di quali sono le perdite e quali saranno i benefici. Se decide di acquistare il nostro prodotto. Questo è comunemente usato dai venditori, dove offrono prezzi promozionali e vari bonus. Se decidi subito di acquistare ora. E finiranno anche i prezzi promozionali, gli sconti e i bonus. Se l'ordine supera il tempo predeterminato. Utilizzando questa doppia tecnica, l'acquirente sarà più sollecitato a completare l'ordine immediatamente. Perché ricorda, secondo i risultati della ricerca, più persone decidono di acquistare, non perché ne hanno bisogno, ma perché lo vogliono. Quindi, quando usiamo più tecniche, è questo desiderio che diventerà più grande. Questo fa sì che acquistino immediatamente i prodotti che offriamo, anche se non ne aveva davvero bisogno. Oppure troviamo spesso più tecniche utilizzate da una persona per persuadere un amico. O qualcun altro. Fare qualcosa che vuole. Dove sarà subdolo o implicito, sarà molto grato se assecondato e sarà ostile, anche escluso dall'associazione. Altrimenti, persino una dinastia reale e statale da tempo immemorabile. Già utilizzando questa tecnica dual. Conquistare e creare regni oppure obbedirli. Sono tenuti a pagare alcune tasse o quote. Oppure, in caso contrario, il regno sarà ostile e combattuto collettivamente. Questo è davvero familiare da usare intorno a noi. Che ce ne rendiamo conto o no? E questo si tradurrà in risultati maggiori, rispetto all'utilizzo delle sole tecniche di ricompensa o della sola paura se sono meno influenti la tecnica della ricompensa. Saranno influenzati dalla sua tecnica di paura, o viceversa. Perché conosciamo ogni tecnica, uno o due. Ognuno ha i propri punti deboli. Ad esempio usando tecniche di paura. Se non appropriato nell'uso, o eccessivo, questo potrebbe riguardare noi stessi. Ok, discuteremo su come utilizzare più tecniche. In modo che gli altri ti obbediscano. Tecnica segreta per farti obbedire dagli altri, numero 4. Negoziazione, marketing o altri esperti. Il cui lavoro è conquistare altre persone in questo mondo. Già molto comprensivo. Come un rapporto di somiglianza tra lui e l'interlocutore. Gli renderebbe più facile, rendere i suoi interlocutori più facili da persuadere e renderli obbediente. Così hanno sentito e creduto, e alla fine hanno concordato con quello che stava dicendo l'oratore. Perché? Perché gli esseri umani, è più facile accettare se qualcosa, o qualcuno che ha qualcosa in comune con lui. E con questo, quando si rese conto che il suo interlocutore era lo stesso di lui. Lo fa sentire vicino, lo rende fisicamente e mentalmente più a suo agio con l'altra persona. Anche se l'altra persona era molto straniera e mai conosciuta. E con questo, riusciremo più facilmente a convincere quella persona ad essere d'accordo e ad obbedirci. Anche con questa tecnica, in un certo modo, se conosciamo la tecnica, possiamo fare altre persone che inizialmente non sono d'accordo, entro 5 minuti circa.
potrebbe obbedire a ciò che facciamo e ad altri. Questo richiede una spiegazione speciale, forse in futuro farò un video tecnico. E se fosse diverso, cosa accadrà? Non riusciamo a far pensare agli altri come lui. Significa che probabilmente penserà, lui e tu siamo diversi, e con questo. Quella persona si sentirà estranea a te, anche se lo conosci da molto tempo. In realtà sente che sei un estraneo per lui. Si terrà a distanza da te, cercherà altre persone che hanno più in comune con lui. Se ciò si verifica in una competizione commerciale e altri, significa che si avvicinerà ai tuoi concorrenti. Se è diverso nel contesto del dialogo o altro, ciò che dirai sarà in contrasto con lui. Discuterà sempre con quello che dici. Toglilo giusto o sbagliato. Quindi abbastanza stancante, non è vero? Quali sono dunque le somiglianze di cui si può fare il materiale di base da utilizzare come collegamento tra noi e i nostri interlocutori? O i nostri consumatori, per rendere più facile per noi riuscire a ottenere ciò a cui miriamo? Sì, molti di loro, se vuoi discuterne uno per uno. Ma qui proveremo a sbucciarne alcuni. Parentela e fratellanza. Come sappiamo, se abbiamo una relazione fraterna e familiare, sarà più facile per noi fare equazioni. Ci faciliterà il dialogo, in modo che qualcuno sia d'accordo e ci obbedisca. Ecco perché questo è ciò che sta accadendo intorno a noi. Se c'è qualcosa di redditizio o una buona opportunità può essere condivisa pubblicamente, di solito verrà informato in anticipo ai parenti più stretti, o familiari. Il resto, poi lo capirà qualcun altro. Perché è successo? Sì, perché le persone sono consapevoli della forza della famiglia e della parentela o di altre relazioni. Rende più facile per loro convincere gli altri a obbedire, essere d'accordo e soddisfare i loro desideri. Secondo quello che vogliono. Quindi, se riusciamo a sensibilizzare le persone, abbiamo una sorta di parentela. Se quella persona fosse tra più persone, darebbe la priorità al prendere decisioni. Secondo il rapporto di parentela che gli è più vicino. Inoltre, l'uguaglianza razziale della nazione o della regione. Come sappiamo, la somiglianza dell'origine di nascita o l'origine del luogo di residenza ha il suo potere nel processo di far sì che gli altri siano d'accordo e ci obbediscano. Perché questo potrebbe essere il motivo fondamentale, quello è umano. Psicologicamente, se c'è qualcosa in comune o in comune con se stesso, tenderà ad essere più disponibile e ad essere d'accordo con ciò che ha in comune. Anche se ci riusciamo e possiamo farli pensare. Tu e lui venite dallo stesso posto. Con ciò, sarà più aperto ad accettare, con ciò che intendi e ciò che vuoi, di seguito è l'equazione della stessa sorte e accordo. Quando un venditore, un autosalone dice a un potenziale acquirente: mio padre ed io siamo uguali, abbiamo più di un figlio e personalmente mi trovo molto bene con questo modello di auto. Oltre ad essere spazioso e confortevole, l'aspetto può essere un pollice in alto. Ovviamente i potenziali acquirenti saranno d'accordo con il marketing, perché sente di avere qualcosa in comune con la persona che offre il prodotto. Questo è meglio di lui. Offrire il modello in un altro modo. Perché all'inizio della comunicazione aveva già formato una somiglianza tra lui e i suoi potenziali acquirenti. Come precedentemente affermato, fisiologicamente umano, la sua mente sarà più aperta e obbedirà ad altre persone che hanno qualcosa in comune con lui. Ci sono molte tecniche e modi per convincere altre persone a relazionarsi e ad avere in comune con te, in modo che diventino più facili da ottenere e ti obbediscano. Oltre ai tre esempi che ho presentato sopra, puoi svilupparti secondo le tue esigenze individuali. Se vuoi altri esempi in base alla situazione o hai qualcosa da aggiungere, si prega di scrivere nei commenti qui sotto. Più qui la discussione sarà più interessante, e se non l'hai guardata in sequenza, ti consigliamo di ripeterla dall'inizio. In modo che nulla sia trascurato e non sia connesso con il materiale che verrà discusso in futuro. Ok, ora passiamo alla tecnica 5. Tecniche segrete per convincere gli altri a obbedirti. Sei mai stato in una situazione come questa? Essere in una situazione, come un uovo con un corno. O avanti hit indietro hit. Problema con le persone che non sono brave. Litigare con una persona brutale. Si occupano di abbonamenti, che chiedono di cambiare merce. Infatti, il danno è stato causato dalla sua stessa colpa. Cosa succederebbe se non ci occupassimo di cose del genere? Se siamo commercianti, perderemo clienti. Se affrontiamo altre persone che non hanno senso o che non sono abbastanza brave, aumenteremo solo il problema, il che non è di alcun beneficio.
o qualsiasi altra cosa. Dobbiamo essere davvero intelligenti di fronte a qualcosa. Ecco perché questa tecnica è molto, e devi capire. Perché in questa situazione, di solito, mira solo a risolvere il problema. E in realtà non guadagniamo nulla. Tuttavia, se non finiamo velocemente, ci farà male. Causa, richiede tempo, impegno e altro. Che deve interferire con le attività che dovremmo svolgere. Ecco. In realtà siamo quelli che vengono pressati, ci troviamo di fronte a una situazione, in cui qualunque cosa facciamo, perderemo e perderemo. Ma qui, come persuasori, cerchiamo di ridurre al minimo la sconfitta. O la perdita. Ottimo se riesci a eliminare queste perdite. E raffreddare di nuovo. Se lo sei, può essere reciprocamente vantaggioso. Allora come ti comporti al meglio come un maestro conquistatore? Invece di arrabbiarsi e altri aspetti negativi. All'inizio, cerca di affrontarlo prima con calma. Perché quando è emotivo, in questo stato di solito il cervello non può funzionare correttamente. Dopodiché, inizia a capire la situazione e così via. Cosa puoi pensare e fare? Quali sono i tuoi punti deboli, quali sono i tuoi punti di forza, oltre che dall'altra parte, ho i nostri clienti. Quali sono i loro punti di forza e di debolezza, cosa li renderà d'accordo con te? E infine concordare e accettare la soluzione migliore. Ad esempio qui agiamo come venditore online di un prodotto cosmetico. Secondo SOP, tutte le merci vengono imballate e spedite in questo modo. In modo da essere sicuri, la merce che gli invieremo è stata sottoposta a un rigoroso processo di imballaggio e controllo. E siamo sicuri raggiungerà bene i consumatori. Anche se sulla strada, la consegna deve passare attraverso il transito, e il processo di carico e scarico è piuttosto approssimativo, e altri. La merce rimarrà in buone condizioni nelle mani dei nostri consumatori. Poi c'è un cliente che ha fatto acquisti abbastanza spesso. Si può dire che questa madre ordina regolarmente un tipo di cosmetici, quindi dopo aver confermato la prova del trasferimento e l'indirizzo. La merce viene imballata e inviata alla spedizione. Dopo alcuni giorni arriva la merce, CS conferma nuovamente e l'acquirente conferma che la merce è arrivata. Pochi giorni dopo, questa madre ha chiamato di nuovo CS e si è lamentata del danneggiamento della merce ricevuta, e così via. Poi inizia a grattarti e ad arrabbiarti, a parlare di essere deluso e così via. Come mai gli elementi spazzatura sono stati inviati, ero infastidito e avevo bisogno di questo. E bla 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 bla. In questa situazione, come venditore è andato storto. Perché qualunque cosa venga fatta, causerà perdite. Voglio insistere sul fatto che la merce è stata ricevuta bene e potrebbe non essere danneggiata. Poi ignorò le sue lamentele. Significa che stiamo perdendo clienti. Vuoi essere sostituito, inviare di nuovo, significa subire una perdita. Perché devi inviare lo stesso articolo. Qui come commerciante online, piuttosto che confrontarsi con frivolezza e scontrosità, è meglio scegliere di parlare bene, dando delle scelte. Qui sappiamo, questa madre è una fedele utilizzatrice del nostro prodotto. Allora è un uomo impegnato, proponiamo due opzioni. Primo, perché è una persona impegnata e probabilmente non avrà tempo e vorrebbe rimandarci le cose. Come venditore, ci impegniamo a restituire l'intero importo, dopo che la madre ci ha rispedito la merce. Fino a qui, inoltre, fu preso la briga di rimontare e scortare alla spedizione. Deve anche spendere dei soldi per le spese di spedizione. Secondo, gli proponiamo di continuare a utilizzare il prodotto che è arrivato, perché sappiamo di più sull'imballaggio danneggiato. Quindi il contenuto può ancora essere utilizzato, e per ulteriori ordini, come scusa e buona fede. Daremo sconti e bonus. Qui la mamma, inizialmente arrabbiata, di fronte a uno stato di urgenza, vuole scegliere la prima secondo i suoi desideri. Denaro pieno invertito, non va bene. Anche danneggiarlo e renderlo un fastidio. In questo stato è felice. Segui i nostri desideri, il venditore. Scegliendo la seconda opzione, ovvero in futuro, al momento del nuovo acquisto ti verranno concessi sconti e bonus speciali. Qui il partito che interpreta il ruolo del venditore è riuscito a diventare un vero persuasore. Invece ha ribaltato la situazione, fin dall'inizio aveva la possibilità di perdere, anche così è stato fortunato a ricevere riordini e ha aggiunto più profitto dagli ordini futuri. Cosa ne pensi? Abbiamo solo bisogno di capire con cosa abbiamo a che fare e quali informazioni abbiamo e come gestirle in modo appropriato. Diritto interessante. Sviluppare e applicare. Nel tuo caso, aggiusta. La cosa più importante qui come conquistatore, ottieni una buona soluzione, che è reciprocamente vantaggiosa.
Inoltre, la tecnica segreta in modo che gli altri obbediscano è la numero 6. Come convincere la gente a pensare e, infine, ad accettare qualunque cosa tu dica. Se pensano che tu sia l'esperto. Per questa tecnica, è necessario un grande sforzo. Causa di essere ascoltati, obbediti e creduti. Devi essere un esperto e avere più abilità di chiunque altro. Soprattutto la persona con cui stai parlando e altri. Come e cosa fanno le persone per essere classificate come esperti o esperti? Ci sono vari modi per ottenere il titolo di esperto ed esperto. Per aumentare la fiducia e l'obbedienza degli altri, di te e degli altri. Per esempio, per questo le persone studiano e lottano per completare l'istruzione più alta, S1, S2, S3. Anche al professore. E altri. Alcuni hanno partecipato a vari corsi di formazione e hanno persino una miriade di certificati. Per dimostrare che è un esperto in quel campo, o affinare talenti e hobby, attraverso il processo di provare. Fallire ancora e ancora, per trovare e ottenere qualcosa che gli altri raramente fanno. Non sono nemmeno mai stati realizzati. O ci sono anche quelli che semplicemente non hanno l'abilità, o non hanno l'abilità, è promosso e mente su un'abilità e competenza. In realtà, non ha quell'abilità. Ma costantemente ha mentito. Fino a quando finalmente il credente, è un esperto in quel campo. Per questo, nell'era del mondo in via di sviluppo di internet e dell'abbondanza dei social media. Probabilmente abbastanza facile da fare e ampiamente applicato nel mondo reale. Anche se sono consapevoli che stanno ingannando se stessi. Poi anche lì, per dichiarare una competenza e un esperto, in un campo. A volte per sembrare diverse le persone fanno qualcosa di diverso, dalle persone in generale. Prima mira in modo che le altre persone non capiscano. Con quello, in modo che solo i colleghi esperti in quel campo capiranno. Secondo, per farlo sembrare speciale e non ordinario. Possiamo vedere gli esperti che fanno la differenza. Come le differenze di scrittura, in modo che non possa essere letto e compreso dalla gente comune. O creare lingue e termini speciali. Ci sono anche diverse divise, o alcune fanno un movimento strano e interessante. In modo che siano conosciuti e siano esperti in quel campo. Possiamo vederlo in un bar, o altri, fanno movimenti speciali per preparare e mescolare un drink. O gli chef, che indossano abiti speciali. Per dire, sono esperti in quel campo. Allora qual è l'importanza di far pensare alle persone che siamo esperti ed esperti in un campo? E cosa fare con questa tecnica? In un incontro, c'è stato un acceso dibattito, cosa si dovrebbe fare per rilanciare un'azienda che era in declino? Dall'incontro precedente, discusso sulla scelta di 3 candidati. Dei 3 candidati, una persona sarà scelta come nuovo leader, la persona prescelta, sarà promossa, così come il suo stipendio. In momenti come questo, chi pensi sarà eletto, ovviamente, la persona più competente ed è considerata la più esperta ed esperta, per svolgere il compito. Ora supponiamo che tu o la tua famiglia siate malati. Potresti portarlo in officina o al mercato? Ovviamente no. Poi quando sei in ospedale, tra i tanti medici elencati, ci sono i medici di base e gli specialisti. Quale sceglierai? Avresti dovuto scegliere uno specialista vero? Perché? Perché, sarai più fiducioso e fiducioso, l'ospedale è un posto per curare una malattia. E medici specialisti che conoscono e comprendono meglio per curare le persone che sono malate, di un medico generico. O sei in un gruppo, o comunità o altro. Ad un certo punto c'è stata una gara. In gara ne parla. Chiunque diventerà un campione, riceverà un premio abbastanza grande e sarà accettato come dipendente a tempo indeterminato in una grande azienda, lo stipendio è probabilmente molto alto. L'unico modo in cui puoi essere invitato e partecipare a questa gara è, se puoi dimostrare di essere un esperto in uno dei campi che verranno contestati, giusto? Molti altri esempi che puoi vedere intorno a te. Le persone sono disposte a lavorare sodo e si sforzano di diventare esperti ed esperti in un campo. Già la natura umana, devono essere più di altri, saranno sconvolti. Se si sentono lasciati indietro, questo è molto importante quando diventi un leader, tu, come minimo, devi capire tutti i lavori, indipendentemente dal tipo in cui conduci. E per mantenere la tua leadership, devi continuare ad imparare. In modo che i dipendenti pensino ancora che tu sia più esperto di lui, mantenendo così la tua esistenza come leader. Quindi quello che dici e comando rimane fidato e obbedito dai dipendenti. Cosa succede, se non abbiamo un esperto o un fattore esperto in un campo? Era chiaro che saremmo stati i soliti.
Se sei un dipendente, diventerai un dipendente regolare. Se è scuola, saremo studenti normali. O se siamo uomini d'affari, se non confrontiamo la nostra attività, siamo esperti nei loro campi. Ovviamente ci saranno meno clienti, perché le persone pensano che la nostra attività manchi di capacità e non si fideranno di loro per utilizzare i nostri servizi e prodotti. O se parliamo qualcosa che la gente pensa che non siamo esperti ed esperti in quel campo. Potremmo semplicemente essere derisi se partecipassimo alla discussione. E qualunque cosa pensiamo, e qualunque cosa diciamo, sarà solo confutata e respinta. Sebbene intendiamo sinceramente aiutare, e ciò che diciamo è vero. Triste non è vero. Ok, continua a studiare. Padroneggia qualcosa, nemmeno controllato da qualcosa. Decidi tu, quindi controlli. O chi controlla? Il prossimo. Tecnica segreta per convincere gli altri a obbedirti numero 7. Non sembra che dipenda dalla settima tecnica segreta. Come far credere alle persone e obbedirti? Con la tecnica, quindi ci si può fidare e fare affidamento. Questa è l'ultima tecnica in questa parte 1. Da molti altri ottimi materiali, che condivideremo insieme, da come far credere agli altri e altro ancora. Finora, cosa ne pensi? Rispetto alle tecniche 1 a 6, quale pensi sia più potente e veramente straordinaria? È una tecnica di ricompensa. Se secondo quello che imparo e mi applico, questa tecnica potrebbe funzionare bene all'inizio. Ma col tempo, il persuasore sarà sopraffatto dal tempo. Perché, ogni volta, dobbiamo aumentare, e continuare ad aumentare, ciò che diamo. In caso contrario, l'effetto sarà debole e non massimo. Puoi dimostrarlo quando ti abitui a dare ricompense. Quando si dice ai bambini di imparare o fare qualcosa in futuro. Se dai e prometti, la stessa quantità di prima, ancora e ancora. Col tempo non farà quello che gli dici di fare. A meno che non aumenti il numero, e alla fine questo sarà un problema per te. Tuo figlio non sarà sincero. Perché tutto si misura solo nella materia. Per me personalmente, questa è una cosa molto brutta. Allo stesso modo con le minacce. Puoi vedere l'effetto della punizione da qualche parte. Cosa pensi sia successo spesso? Se le persone obbediscono o infrangono la legge e le regole. Anche in alcuni casi, se una persona o un gruppo è troppo depresso. Ci sono diverse possibilità che accadranno, a volte imparano ad adattarsi e iniziano ad avere un senso. O a volte, piace molto. Genera ribellione e molte altre cose cattive. Che ne dici della tecnica per essere un esperto? Anche questo ha i suoi svantaggi, ma si integra reciprocamente con le tecniche per una buona causa. Anche questo è abbastanza buono. Allora qual è la tecnica migliore? Qual è la tecnica migliore? In modo che le persone ti credano e ti obbediscano. Quali tecniche possono essere utilizzate, cosa che non si ritorcerà contro di noi? E altre conseguenze, questa settima tecnica è la risposta. Questa tecnica è la migliore tecnica e senza conseguenze negative, sia per noi che per gli altri. Questo fattore che dimostra chi sei e come dimostri come persona di cui ci si può fidare e su cui fare affidamento. Questo è ciò che avrà un effetto straordinario. Man mano che diventi una persona affidabile. E ci si può fidare. Continuare a crescere e crescere, sempre più grande. Questo è ciò che ti renderà una persona che gli altri obbediscono e ascoltano. Più avanti in un'altra parte, spiegherò qual è la causa e il segreto completo dietro questa cosa interessante su questo. Ma prima di discutere, come usare quella fiducia e affidabilità, come tua forza, per diventare un conquistatore. Prima sbucciamo e smantelleremo. Come convincere altre persone a fidarsi di te. E nel prossimo video ti mostrerò un segreto. Come far credere agli altri in te? E come puoi essere un vero conquistatore, essere ascoltato, obbedito a qualsiasi cosa tu dica. Ok, non sentire il primo volume, di come convincere gli altri a obbedirti è finito. Questa è la fase iniziale, una parte di una serie di segreti del vero conquistatore. L'obiettivo principale è capire come ottenere facilmente ciò che vogliamo da altre persone. Nella prossima sezione, discuteremo di ciò che ho menzionato sopra. Se ci sono opinioni, o altre, scrivi un commento qui sotto, per rimanere informato sugli aggiornamenti, premi il campanello, iscriviti, metti mi piace, commenta e condividi questo video sui tuoi social media. Così sei diventato un'altra brava persona, che diffonde e supporta canali utili. Preghiamo affinché questa sia la vostra carità, e preghiamo anche per quelli di voi che si iscrivono, mettono mi piace e commentano, condividono, vi rendono più facile farlo, hanno successo in ogni modo. Buono per il tuo al di là. Va bene, ti ringrazio.
Ci vediamo nel video di follow-up che è più interessante e straordinario. Bagaimana sih caranya?